anche Nathan mi dispiace non averlo nominato, il grande Nathan, mi piace, diciamo è un po' lo sto abbandonando perché mi sto buttando molto sui Simpson in questo momento, quindi sono, mi piace qualcosa di meno d'azione ma un po' più di ironia, di satira. Ti ho fatto la domanda su Nathan Never, c'è un perché, c'è un... ieri io sono stato a cena con un disegnatore di Nathan Never, Andrea Cascioli, che mi ha detto che ha disegnato tutto un numero soltanto mettendo e rimettendo la tua canzone Domani. Ma dove? Quando? E non solo, ha fatto anche delle dediche all'interno di Nathan Never. E tu sai che Bonelli... Ma qual è Nathan Never? Adesso te lo dico. No, uno vecchio. Ha fatto anche delle dediche scritte, disegnate a te naturalmente. E però Bonelli censura tutto. Quindi lui ne ha fatte più di una. Una gli è sfuggita, è riuscita a sfuggire alla censura di Bonelli. E ti ha mandato questa, che è la stampa della vignetta, con naturalmente la sua firma. E guarda la pagina... 31. Pagina 31. E qui c'è scritto, si legge male, però questa perché è una stampa, per J-Ax. Oh, io ti ringrazio veramente tanto, questa non hai idea di quanto mi faccia piacere questa cosa, veramente. Soprattutto perché sta su... Anzi, chiederò tutti gli arretrati che mi sono perso in questi ultimi mesi. Grazie di averlo fatto, mi piace. Poi sicuramente il fumetto, in quanto un'opera d'arte importante, specialmente come Nathan Never, è un documento storico dove tu hai messo il mio nome, quindi grazie mille. Ok, e invece senti, nell'ultimo album a un certo punto si parla di, fa capolino, PlayStation, la parola PlayStation. Qual è il vostro rapporto con i videogiochi? Sì, da sempre, dal Commodore VIC-20 che io continuo a videogiocare, sono passato attraverso tutte le console, tutti i computer. Videogioco secondo me è la forma d'arte suprema, racchiude musica, immagini, interattività, suoni. Grafica, racchiude un po' tutto, no? Una trama, quindi anche una sceneggiatura, la forma d'arte suprema. Senti, un'ultima domanda, si vocifera di un film? Sì, è stato già girato, si chiama Senza Filtro, in questo momento è in fase di montaggio, uscirà penso a gennaio dell'anno prossimo. E si parlerà, apparirà il terzo membro degli Articolo? Appariranno tutti quelli che hanno a che fare con gli Articolo, quindi Gemelli Diversi, Space One, Franco Godi, tutti gli amici che girano e gravitano intorno a noi. Quindi tutta la famiglia. Esatto. Ti ringrazio e niente. Grazie a te. Sono fuori. Non fumate le canne, mi raccomando, ce n'è più per me.